Ciao a tutti ragazzi, siamo davanti allo stand di Oculus Rift per parlarvi di realtà virtuale, l'argomento che è l'hardware che probabilmente rivoluzionerà la nostra industria, l'industria dei videogiochi con Oculus Rift, ma anche Project Morpheus di Sony. Abbiamo provato entrambi i device e iniziamo con Project Morpheus, in segretissimo booth Sony con la demo di Street Lunch. In pratica si tratta di una simulazione di longboard in cui si viene sdraiati su una tavola e lanciati a velocità folle da una montagna. Bisogna evitare le macchine e ovviamente curvare fino ad arrivare alla fine. Diciamo che la demo in sé non so quanto possa rappresentare il prodotto finale, visto che è ancora in costruzione. È un passo in avanti rispetto alle tre dell'anno scorso, perché abbiamo visto molto meno ghosting, nonostante la risoluzione preoccupi ancora un pochettino, perché il field of view è molto ridotto rispetto al concorrente Oculus Rift. Provando invece Oculus Rift abbiamo avuto l'occasione di andare da 505 Games con il suo Adrift, un titolo indie che mette nei panni di un astronauta la deriva nello spazio, in stile Gravity per intenderci, provato con Oculus Rift. In questo caso abbiamo una risoluzione dei pannelli nettamente superiore e un angolo di visione altrettanto maggiore, che permette un'immersione a nostro parere sicuramente superiore. C'è da dire che entrambe le tecnologie sono ancora in via di sviluppo e funzionano entrambe nello stesso modo, cioè con un head tracking e dei giroscopi, degli accelerometri posti intorno al capo e in più con l'utilizzo, per una precisione ancora maggiore, di una telecamera. Nel caso di PlayStation è la PlayStation Camera, PlayStation Eye. Un altro confronto interessante è sulla densità dei pixel dei due schermi HD dei due device, e abbiamo notato nettamente una superiorità di Morpheus in questo caso, al contrario delle aspettative forse, nel senso che si vedono i pixel, molti pixel neri sul visore Oculus Rift, mentre in Morpheus l'immagine risulta più nitida. Parlando invece di prestazioni, ci sono un po' dei timori da parte degli appassionati che la PlayStation non sia in grado in effetti di muovere due schermi e sincronizzarli, cioè quindi un calcolo ancora maggiore in Full HD, cosa che invece l'Oculus Rift già fa, nonostante la differenza appunto di pannello. Questo potrebbe essere una discrimine nel futuro e insomma dobbiamo soltanto vedere cosa succederà nello sviluppo. Di certo i nomi sono importantissimi, Sony è una multinazionale incredibile, mentre Facebook, che ha acquistato Oculus Rift, ha dato un boost di acquisizione di risorse umane alla società statunitense Oculus Rift davvero eccezionale. Parliamo di nomi che hanno creato davvero l'industria, rivoluzionato l'industria, come l'inventore di Steam. Per quanto riguarda un'eventuale data di uscita, possiamo ipotizzare un po' dal mercato, dagli andamenti che abbiamo visto, che sono sostanzialmente titoli indipendenti per Oculus Rift e delle presentazioni di Sony, che ci mancherà ancora un po' per arrivare a una versione retail con un prezzo accessibile a tutti. Quindi insomma è un nostro parere ovviamente, quindi prendetelo con le pinze, ma ancora un paio d'anni ci vorranno tutti. Per concludere, la nostra opinione è che Oculus, forse anche perché è da più tempo in sviluppo, anche se non abbiamo notizie certe ovviamente, perché Sony è super, super segreta, mantiene tutto segreto in questo senso, è leggermente più avanti. Il visore HD si sente, Full HD si sente, e anche come peso è inferiore, si sente meno in testa. Il senso di nausea non l'abbiamo avvertito per nessuna delle due. Insomma, è sicuramente una gara tecnologica che avrà degli sviluppi molto interessanti. In tutto questo Microsoft pare che stia a guardare, ma il nostro parere è che probabilmente cercherà quantomeno una partnership con Oculus, dato che è già supportato in modo ottimale a livello di sviluppatori sul Windows, sulla piattaforma Windows. Quindi chissà, avremo un Xbox One con Oculus Rift?